Ipocrita, prima insulti chi monetizza live e video e dopo pubblicizzi il tuo libro in un video? Va là, torna a disegnare, sterco. Monetizzazione, hai un pochino confuso le idee, ma hai introdotto un argomento importante, cioè il libro, il fumetto. Di Spermilla la riscossa, che finalmente l'ho completato e il debutto sarà al Cartoomix di Milano il 3, il 4 e il 5 marzo, a breve praticamente. Magari qualcuno di voi vedrà questo video dopo l'evento. Cazzi vostri, beh, potete sempre acquistarlo su Amazon, ok? Nel link in descrizione, se no ci vediamo a Milano. Avremo modo di conoscerci, parlarci e avere una copia firmata, al firmacopie. Troverete tutti gli orari qua in descrizione e anche il posto preciso dove è situato lo stand di Magic Press Edizioni. E intanto le campane suonano fuori, ma per rimanere sempre in tema Fiera del Fumetto abbiamo questo commento bellissimo. Potrei anche aspettare a leggere il commento e a fare questa parte, però no, mi piacciono le campane. Comunque, tema Fiera del Fumetto, abbiamo questo commento. Disse un uomo che va in fiera alla sua età perché non ha una vita e deve spendere i soldi per stronzate, poi si crede pure chissà chi. Non ho capito, aspettate. Disse un uomo che va in fiera alla sua età perché non ha vita e deve spendere i soldi per... Quindi gente della mia età spreca i soldi per andare... Non riesco a capire, poi io ci vado come ospite. Cioè, la mia casa editrice mi contatta. Boban, vieni alla fiera del Cartoomix perché nel nostro stand abbiamo allestito tutta una postazione dedicata a te per gli schizzi, per il firmacopie, per la presentazione dei libri e varie cose. Come tutti i fumettisti che partecipano a una fiera, o autori, o disegnatori, o quello che volete. Anche espositori. Non riesco a capire sta cosa. Quindi tutti voi che siete alla soglia dei 30 anni, vergognatevi. Non dovreste andare in fiera. A proposito di età, ragazzi, il 4 marzo è il mio compleanno e io lo passerò in fiera. Questo vuol dire che mi dovreste portare un regalo, vero? Portatemi tipo giochi vecchi della PS1, della PS2. Sono ben accetti. Questi regalini a me piacciono, le cianfrusaglie. Li adoro. Ma andiamo avanti e vi presento ora gli spermini che non si capisce se vogliono insultarti o criticarti o sono un'incognita. Ma cosa critichi gamer che non sai tenere nemmeno un controller in mano? Che cazzo di critica è? Giudicare una persona di un certo livello solo perché sa tenere un controller in mano? Ma dove cazzo siamo arrivati? E sempre appartenente a questa categoria di spermini ignoti abbiamo questo commento. Prende per il culo altri youtuber e poi lui fa disegni. E beh, fai dei disegni. Che schifo. Il disegnatore è diventato anche peggio degli ingegneri gestionali. Vi ricordate, no? Gli ingegneri gestionali. Una merda di cane ha più contenuto di un disegno. Ok, ma andiamo avanti. Oddio! Pure i cartoni di Vegeta! I cartoni di Vegeta? Cazzo raga, 30 anni buttati in un buco di culo! Sì? Già, perché fare video su altre tecniche di disegno quando non te caca nessuno? Eh sì, è la vita. Cioè, sì... Ma c'è anche la vita. Allora, ragazzi, i cavalli sono delle brutte persone. Poi ci sono gli ingegneri gestionali, come ho detto prima, e poi la categoria dei disegnatori. Basta. Peggio, proprio schifo proprio. Mi fanno ribrezzo, pure a me. Anche se sono disegnatore, io mi guardo allo specchio, rabbrividisco. Cioè, quando prendo la matita in mano, sento orrore. Dopo che ho finito un disegno mi lavo lo sporco di dosso, cioè mi sento sporca come una puttanella. Sei una puttana, truccati come una puttana, puttanona. Questo qua parla a scatti come se usasse il telegrafo e lo leggerò in questo modo.
Fai schifo, stop. Il video è una merda, stop. Te sei una merda, stop. La tua vita non ha senso, stop. Ti devono esplodere i testicoli, stop. Non capisci un cazzo, stop. Informati, imbecille, stop. Hai 40 anni, stop. Ma metti su famiglia, fallito, stop. Vivi ancora nella soffitta della mammina, stop. Chi te l'ha comprato il microfono? Paperino? Chi te l'ha comprato il pigiamino, Simpson? La mammina? O Paperino? Vediamone un altro. Tu hai raggiunto il fondo, vecchiaccio del cazzo! Inizia a farti i cazzi tuoi e comunque tu sei il brutto figliaccio di puttana! Vecchio fallito, sei solo un geloso del cazzo! Andiamo avanti, andiamo avanti! Povero coglione, impiccati, che la spazzatura del tuo calibro non la vogliamo su YouTube! Basta, Boba, fuori dalle palle. Basta. Che poi parla a nome di tutti noi la tua spazzatura. Questo è territorio nostro e vogliamo solo alta qualità. È vero. La bombiola passi, epico scherzo finito nel culo di vostra ma. Scoperchiamenti di capezzoli a forma di forzieri virtuali di Clash Royale. Cazzi e mazzi, non ti vogliamo qua. Ok? Sempre legato al discorso che i disegnatori portano malattie, eccetera, eccetera. Ma è tutto collegato, avete capito? È tutto un insieme, un miscuglio di cose. Spermina riscossa proprio. Poi c'è questo commento che è esilarante, ok. Allora lo sai cosa si fa? Vediamo. Visto che noi italiani ti diamo i soldi per campare, ok, dacci i soldi indietro! Oh, giusto! L'unico problema è, vabbè, che il nostro non è donare, vabbè, Dio santo. Anzi, siamo obbligati, e visto che dici questo, ridacci i soldi. Ma io, boh, ti regalerei un libro di grammatica al massimo, perché dovresti ripassare il capitolo dedicato ai verbi ausiliari. Ultima cosa, qual era la prima? Non mi ricordo. Porca puttana, lascia stare quei testa di merda di Karl Marx, Lenin e Stalin. Fottuto comunista, convertiti! Meglio essere fascista e nazionalista che uno sporco comunista. Aia, cazzo, mi sono fatto male, vabbè. Ok, dopo do un colpo di telefono a Marx, Stalin e Lenin e gli dirò: ragazzi, mi dispiace, ma non posso più giocare con voi. No, ti prego, Carl, non piangere. Mi prenderò come ricordo il capitale. E ogni volta che lo leggerò penserò a te. Ciao anche te, Lenin, amico mio. Il tanto pianificato e bramato Ottobre Rosso non lo potremo fare assieme. Mi dispiace. Ma dovete proseguire senza di me. E tu, piccola testina di cazzo di Stalin, cerca di fare il bravo e ascoltare gli insegnamenti dei due amici. Io me ne andrò per sempre e non potrò essere più vostro amico. Bravo, 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 ottimo intervento. Verso la fine con il blasting time o blastaggio time, o chiamatelo come cazzo volete, ok? Per vedere questo video ho perso le palle dalla noia e dalla squallidità. Adesso sono in Africa, ma pensa a disegnare, va. Ecco, bravo, vai in Africa, cerca le tue palle, così ci privi della tua stupidità per altre due settimane. Boban, ho una sedia che balla, mi puoi rosicchiare la gamba più lunga? Così sta fissa. Guarda, ho una soluzione per te. Stacca la gamba più lunga, temperala col buco del culo, così risolverai il tuo piccolo problema. Va bene? E prima di chiudere, volevo dirvi che questo spermini alla riscossa, come lo conoscete voi, diciamo che sta per finire. Il grande finale, la conclusione perfetta, ovviamente, è il libro dedicato. La raccolta dei commenti più divertenti, con tanto di vignette satiriche, ci saranno tipo più di 30 tavole dedicate. Quando ho iniziato questa serie non mi sarei mai immaginato che avrebbe fatto questo successo. E mi sembra più che giusto, ok, chiuderla in bellezza con questo libro, fumetto, ok, che tanti di voi sicuramente, e spero, acquisteranno. Però non voglio completamente buttare via la serie, ok? Diciamo che questo video, oltre ad essere utile per presentare il libro e per presentare anche altri commenti inediti e farci due risate, giustamente, serve anche come una sorta di passaggio a quella che sarà un'altra versione di Spermini alla riscossa, una sorta di 2.0. Oltre ai commenti volevo introdurre anche le vignette. Ogni tanto ci sarà qualche commento esilarante che
sarà accompagnato da una vignetta. Per inaugurare questo passaggio, l'ultimo commento sarà accompagnato da una vignetta. Vediamo. Giudeo torna a vendere saponette. Wow, ha fatto un commento black humor. E io, da testa di cazzo che sono, ho risposto con una vignetta black humor. Sono inguardabile in versione rabbino. Grazie mille per la vostra attenzione, grazie per aver seguito Spermini alla riscossa e tutta la serie. È stato un piacere, mi sono divertito tantissimo a farla. Spero di poter riuscire a migliorarla con l'introduzione anche delle vignette all'interno di questo format. E quindi, che dire? Io mi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo al Cartoomix assolutamente. In descrizione troverete tutte le informazioni legate al firmacopie, dove trovarmi, come trovarmi e in che orari trovarmi. Okay. Iscrivetevi al canale, fate le solite cose, mi piace, eccetera eccetera, condivisione, bla bla bla. E alla prossima. Vi voglio bene, ma anche no.